In questo file vediamo riepilogate le cose che abbiamo detto nei video precedenti. La quantità di moto di un oggetto di massa m che si muove con una certa velocità è definita da questo vettore. Quindi la quantità di moto si riferisce a oggetti in movimento. Siccome è fatta e definita attraverso massa e velocità, assomiglia all'energia cinetica, ma non è una grandezza scalare come l'energia cinetica, è una grandezza vettoriale. Questa è la principale differenza che ha con l'energia cinetica. Questa è la sua unità di misura, massa per velocità. Nel caso di un sistema fisico composto da più oggetti, come negli esempi di prima, il sistema era composto da due carrelli, la quantità di moto è semplicemente la somma delle quantità di moto di ogni oggetto. Se il sistema è isolato, cioè non riceve forze dall'ambiente esterno, oppure se le riceve ma la forza totale esterna è nulla, allora vale il principio di conservazione della quantità di moto, cioè in un sistema isolato la quantità di moto totale del sistema si conserva. Qui c'è l'esempio dei due pattinatori, trascurando l'attrito, che si spingono e si allontanano in versi opposti con quantità di moto uguali opposte. È come l'esempio dei due carrelli che avevamo visto all'inizio, che acquistavano, partendo da fermi, uno 9 kg per metro al secondo, l'altro meno 9. E come avveniva per i carrelli, il pattinatore con più massa viene accelerato di meno e si allontana con velocità minore. La quantità di moto totale del sistema, ricordiamo l'esempio dei due carrelli visto all'inizio, era 0 la quantità di moto totale del sistema prima della spinta, carrelli fermi, e rimane 0 anche dopo la spinta. Però attenzione, come abbiamo visto, se il sistema non è isolato, in particolare se c'è l'attrito, il principio di conservazione della quantità di moto non vale più e la quantità di moto totale del sistema non si conserva più. Per esempio, se uno dei due pattinatori blocca i pattini, era il pattinatore A nell'esempio, non retrocede più perché sfrutta l'attrito del pavimento. L'altro invece acquista una quantità di moto perché non sfrutta l'attrito e dopo la spinta la quantità di moto totale del sistema non è più 0. Prima era 0, prima della spinta era 0, dopo la spinta non è più 0 perché si muove soltanto un pattinatore. Passiamo quindi agli urti in una sola dimensione, vuol dire i carrelli che si muovono lungo un binario. Si possono fare molti esperimenti utilizzando la rotaia a cuscino d'aria, che è essenzialmente un binario o con tanti fori da cui esce l'aria. C'è praticamente un soffiatore d'aria che viene collegato all'ingresso del binario e il flusso d'aria esce da questi buchetti e quindi solleva questi carrellini che sono fatti di metallo, sono appoggiati sul binario, vengono sollevati dal soffio d'aria di una frazione impercettibile di millimetro, comunque non strisciano più sul binario ma praticamente galleggiano sopra un velo d'aria. Questo rende l'attrito molto piccolo, quindi molto ridotto, in pratica un attrito trascurabile. Questi due carrelli vengono per esempio lanciati uno contro l'altro. Ci sono delle fotocellule che misurano la velocità con cui i carrelli si vanno incontro e poi possono accadere due cose. I due carrelli possono respingersi, quindi rimbalzano, oppure possono incastrarsi. Si respingono se vengono montate alle estremità dei carrelli dei piccoli paraurti, cioè delle piccole lamine metalliche che appunto quando i carrelli si toccano, poi queste lamine si deformano leggermente, si comprimono e respingono i carrelli, come appunto dei piccoli paraurti. E questo serve nel caso del rimbalzo. Invece, se vogliamo che i carrelli rimangano incastrati, si monta un altro piccolo dispositivo all'estremità dei carrelli che permette l'incastro. Quindi i due carrelli rimangono incastrati e si muovono come un unico carrello. In questo modo si fanno esperimenti con gli urti perfettamente anelastici. Abbiamo visto prima che se il sistema è isolato, quindi se si può trascurare l'attrito, come nel caso degli esperimenti con la rotaia, a cuscino d'aria la quantità di moto totale del sistema si conserva sempre. È il principio di conservazione della quantità di moto. Come anche si conserva sempre l'energia totale. Totale si intende in tutte le sue forme, cinetica, elastica, se c'è una molla, gravitazionale, se gli oggetti vanno in alto rispetto al livello del binario o del terreno, energia termica, cioè calore, energia sonora e così via. Questo è un principio che ha validità assoluta, la conservazione dell'energia totale in tutte le sue forme. Qui però ci concentriamo soltanto sull'energia cinetica del sistema e ci chiediamo se si conserva oppure no. In certi casi si conserva, in altri no, come abbiamo visto prima.
Addirittura in certi casi l'energia cinetica può anche aumentare, non è detto che diminuisca sempre, come abbiamo visto in uno degli esempi del video precedente, dei video precedenti, in certi casi può anche aumentare. Qui infatti ci sono degli esempi, due carrelli che si scontrano frontalmente, possono incastrarsi e perfino restare fermi dopo l'urto, l'abbiamo visto in uno degli esercizi nei video precedenti, i carrelli o perdevano quasi tutta l'energia cinetica, o addirittura perdevano tutta l'energia cinetica nel caso in cui dopo l'urto i carrelli restano fermi, quindi non c'è più energia cinetica nel sistema. Però può avvenire anche il contrario, cioè l'energia cinetica si crea. Può sembrare strano perché siamo abituati all'idea che l'energia non si crea da nulla, infatti l'energia non si crea, è energia che stava prima in un'altra forma che diventa cinetica. Quale forma? Era energia elastica, per esempio nel caso di carrelli inizialmente fermi con una molla compressa tra di loro. Quando noi lasciamo libera la molla respinge i carrelli, la molla perde l'energia elastica che aveva accumulato prima e la trasferisce ai carrelli che si muovono con energia cinetica. Quindi vediamo che il sistema ha aumentato la sua energia cinetica, addirittura non ce l'aveva per niente prima di energia cinetica perché i carrelli erano fermi. Adesso invece i carrelli si muovono in versi opposti, il sistema ha acquistato energia cinetica. Non è stata violata la conservazione dell'energia totale, c'è stata una trasformazione di energia da elastica della molla a cinetica dei carrelli. Comunque questo esempio dimostra che l'energia cinetica può anche aumentare, quella del sistema totale. A volte può diminuire, come nel primo esempio. Come appena detto, il fatto che l'energia cinetica non si conserva ma può aumentare o diminuire prima e dopo dell'urto, questo non significa che è stato violato il principio di conservazione dell'energia totale. Infatti nel primo esempio l'energia cinetica persa si è trasformata in calore e in energia accumulata nella deformazione plastica degli oggetti. Il primo esempio erano i carrelli che si scontravano, perdevano la loro energia cinetica quasi tutta o addirittura tutta, perché l'energia cinetica va in calore e serve a deformare i carrelli e serve anche a fare un po' di energia sonora. Invece nel secondo esempio, questo della molla compressa all'inizio, l'energia cinetica finale deriva dalla trasformazione dell'energia potenziale elastica iniziale della molla. Detto questo, c'è la classificazione che abbiamo visto prima degli urti, che si dividono in elastici e anelastici. Elastici quando l'energia cinetica totale del sistema si conserva, è un caso molto particolare, anelastici quando invece non si conserva. E ricordiamo che l'energia cinetica non si conserva può aumentare o diminuire. Come caso particolare di urto anelastico vediamo quello che già sappiamo, cioè gli urti perfettamente anelastici sono quelli in cui gli oggetti rimangono attaccati e dopo l'urto si muovono insieme come un oggetto unico. Si può dimostrare che questi urti sono anelastici, cioè non conservano mai l'energia cinetica totale del sistema.